Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video. Allora, iniziamo con la live. Siamo a minuto 88, praticamente rigore per noi. Siamo campioni d'Italia in maniera ormai ufficiale, possiamo dirlo. Cristiano Ronaldo sul dischetto. Ricordiamo che se segna va a raggiungere il record di gol in campionato in una stagione della Juventus da parte di un singolo giocatore, ovvero 32 gol. Attenzione, vediamo il rigore in live insieme. Parte Cristiano. Cristiano Ronaldo. Traversa. Inizia malissimo. Ma dai, traversa di Cristiano. Mi spiace un sacco. Sandro, tanto nervosismo, bravo. Mamma mia, Cristiano, cosa combini? Peccato perché si sarebbe andata a concludere veramente bene questa partita e in generale poi dopo il nostro scudetto. Rivediamo un po' l'intervento. Sì, intervento proprio al limite dell'area, ma internamente la rigore buona. Rivediamo il replay del rigore di Cristiano. Mamma mia, ha tirato una bomba, ma ragazzi è uscita. Sbaglia rigore Ronaldo. Peccato, veramente peccato. Ma vabbè, dai ragazzi, siamo sul 2-0 per noi, quindi lo scudetto ormai è deciso, possiamo dirlo ufficialmente. Mi dispiace per questo rigore. Partita, parliamo un attimo della partita. È successo come sempre, come in tutte queste partite, di tutto. Danilo che si spacca la testa, Dybala infortunato, De Ligt infortunato, segna, ragazzi, gol scudetto segnato da Bernardeschi. Questa è la chiave. Attenzione, Ronaldo, tanto riparte 300 all'ora. Ronaldo finta il tiro, cerca il cross. Mamma mia, Cristiano. Bravo Cristiano, bravo. E una Samp che ha provato a fare tutto quello che ha potuto, ma alla fine si è dovuta arrendere. Guarda, testo qua, se mi spara il rigore sulla traversa. Perché Cristiano? Perché? Peccato veramente, ragazzi. E adesso dovremo valutare la situazione infortuni nei prossimi giorni. Sarà importantissimo poi in vista Champions, però oggi finiamo questo benedetto campionato. Finalmente finiamo questo campionato, ci portiamo a casa il nono scudo consecutivo. È stato veramente, l'avevo già detto e ridetto, un parto questo campionato. Ma va bene così, adesso per oggi va bene così. Partita nel primo tempo difficile, la squadra come sempre, e l'abbiamo visto già ormai da tantissimo tempo che lo ripetiamo, in una formazione assolutamente incompleta con dei giocatori assolutamente non... Attenzione, Rabiot! Dai! Pipa! No! Ma cosa... Ma chi era? Era Bonucci, era. Cosa sta succedendo? Rabiot, bel colpo. Cristiano, ragazzi, qui se l'è mangiato. Ma... Straordinario, Yoshida. Yoshida, ragazzi, è stato un salvataggio sulla linea. Mamma mia, alla Ole Benji proprio. Qui Cristiano, come ha fatto a mangiare? Mamma mia, Cristiano, cosa si è mangiato? Che numero, ragazzi, Yoshida ha fatto un salvataggio incredibile. Cristiano se l'è proprio divorato a sto gol. Poi tira il pipa, niente. Allora, Ronaldo c'è da dire una cosa, che ci prova proprio in tutti i modi, vedi che lui vuole. Tra l'altro adesso Immobile è arrivato a 34 gol, quindi direi che ormai sarà veramente difficile per Cristiano fare capocannoniere. Inquadrati De Ligt e Dybala, ragazzi, tutti e due sono usciti. Staremo a valutare, vedremo come sarà la situazione di questi calciatori, ma adesso concentriamoci perché siamo al minuto 92, manca solo più un minuto al triplice fischio e saremo ufficialmente per la nona volta consecutiva campioni d'Italia. È un momento abbastanza emozionante, devo dirvi, perché comunque questa è stata una stagione veramente infinita, un sacco di problemi, parte discorso Covid che va bene, ma un sacco di problemi proprio anche questa squadra in generale, eccetera. È stata una stagione densa, piena di situazioni, episodi
e si conclude a livello, diciamo, di campionato bene per noi, quindi sono contento. Tanto il Pipita col pallone, mancano solo più di 10 secondi, aspettiamo in silenzio la fine. Fine! Campioni, campioni! Ragazzi, campioni d'Italia per la nona volta consecutiva, lo scudetto è ancora nostro. È ancora nostro lo scudetto, ragazzi. Sono contento per tutti i ragazzi, Sarri, sono contento anche per lui. Comunque, questo è stato, è un risultato molto importante. Faccio, questo, lo dico sinceramente, i complimenti ad Agnelli per avere. Vedete, ci ho messo un po' a dirlo, però comunque siamo a, no, no, a livello di campionato, non, niente da dire, niente da dire, sta facendo qualcosa di straordinario. Poi sapete che cosa penso io di Agnelli, eccetera, ma sul campionato non si può dire nulla, quindi oggi complimenti pure a lui. Certo, ha ragione, giustamente questo è lo scudetto, vedi, si parlava anche tanti, anche su YouTube parlavano di uno scudetto falsato, eccetera, ma la verità, ragazzi, è che questo è uno scudetto come gli altri, anzi molto più difficile, molto più complicato, e son contento. Io vi devo dire che ce l'abbiamo fatta, ragazzi, ce l'abbiamo fatta. È stata veramente dura, è stata lunga, è stato snervante, ma alla fine lo scudo è nostro. Tolgo un attimo la voce così parliamo un attimo tra di noi. Allora, che dire? Un anno veramente particolare questo che abbiamo vissuto insieme da gennaio, da quando ho aperto il canale, e voglio per prima cosa ringraziarvi tutti perché ci siete stati, perché vi supportate. Il canale nell'ultimo mese e mezzo, diciamo, ha avuto una grandissima crescita. Abbiamo superato da poco i 100 iscritti, abbiamo superato le 10.000 visualizzazioni insieme, quindi io ci tengo veramente a ringraziarvi e a dirvi che se non ci foste stati voi, tutto questo non sarebbe stato possibile, quindi grazie. Finiamo questa avventura di questo campionato, questa sera vincendo 2-0. Parleremo, poi ci sono tantissimi temi da mio giudizio da affrontare, e nelle prossime giornate vi anticipo e vi dico già che mercoledì andrò in ferie per una settimana, quindi non so quanto riuscirò a pubblicare in quella settimana, mi prendo un pochino di pausa anche io dal lavoro, dagli impegni vari, eccetera, ma siamo campioni d'Italia per la nona volta consecutiva. Vi ringrazio a tutti per il supporto che date a questo canale, e vi invito come sempre, se vi piacciono i miei video, a iscrivervi, a commentare qui sotto e lasciare un bellissimo like. E che dire, parleremo poi tra domani e dopodomani, parleremo di tutto, del discorso Champions, infortunati, situazioni dinamiche che ci sono anche in campo, anche perché questa sera abbiamo visto, questa sera migliore in campo senza ombra di dubbio Rabiot, che sembra essersi assolutamente ripreso, ma per ora non voglio giudicarlo completamente questo calciatore, perché lui dovrà tenere questi standard per tanto tempo prima di poter, dal mio punto di vista, essere confermato come titolare inamovibile di questa squadra. Terminiamo questa stagione a livello del campionato da vincenti, manteniamo la nostra striscia, e adesso attenzione a tutti i ragazzi, perché il prossimo anno dobbiamo fare il decennio. Quindi questo è un messaggio che mandiamo a tutte le altre squadre, che sicuramente si rinforzeranno. È iniziata la stagione con un Inter, l'Inter di Conte, e una Lazio che poi ha iniziato a macinare, non si fermava più. È uscita poi dopo l'Atalanta sul lungo periodo. È stata una stagione sicuramente ricca di anche stravolgimenti, una bella stagione rispetto ad altre stagioni passate negli anni scorsi. Quindi sono contento e credo, ritengo che sia veramente una bella, un'importante vittoria quella a cui abbiamo assistito questa sera, questo percorso che ci ha portato a vincere il nono scudetto consecutivo. Grande Cristiano Ronaldo, ma grande a tutti.
i giocatori, perché comunque sia da partire da quelli più forti, ma andando poi dopo, diciamo, verso i giocatori meno brillanti, e questo è un obiettivo, si sa, quando si parla di squadra e di gioco in generale, di sport di squadra, e quando si vanno a vincere i trofei li vincono tutti, li vince il gruppo, quindi devo fare complimenti a tutto il gruppo, faccio i complimenti anche a Sarri che al primo anno, nonostante tantissimi problemi, è riuscito a portare a casa questo importantissimo risultato. E che dire, parleremo poi di tutto, perché logicamente questa sera è la serata dei complimenti. Poi da domani si inizia di nuovo a discutere, a criticare, a valutare, a cercare di capire tutto quello che sono poi dopo le situazioni che intercorrono, anche perché ricordiamoci che noi questa sera vinciamo il campionato, ma adesso bisogna essere focalizzati in vista Champions League, e lì saranno veramente, e sarà una guerra nella maniera più assoluta. Vi saluto ragazzi, viva la Juve sempre, e grazie a tutti, siamo campioni d'Italia. Viva la Juve ragazzi, campioni!